Ciao a tutti ragazzi, io sono Jequan, bentornati nella Skyblock Reloaded. Problemi di luminosità per Jequan, signori. Arriverà mai il giorno in cui risolverò questi problemi di luminosità? Non si sa. Allora, signori, oggi siamo in questo nuovo episodio per sbloccare appunto l'achievement dell'expert farmer, come vi avevo detto l'altra volta praticamente. Perché io sono rimasto AFK per un po' di tempo a raccogliere un po' di cose, stupidamente non mi sono accorto che avevo già una patata che nel frattempo è rimasta qua praticamente, e avevo la possibilità, nel frattempo ho raccolto anche 10 meloni. Perché cosa succede? Se vi ricordate, dentro ai trade, se noi diamo 10 melon block ci dà una carota. Per cui, signori, io direi che adesso ci armiamo di carote, sì, di carote, dei meloni, mettendo giù tutti i libri, e andiamo a prenderci la carota, in modo da allargare la nostra isoletta con la dirt che ho raccolto, sempre sacrificandomi all'agricoltura, perché ho dovuto spaccare blocchi di meloni, non avete idea di quanta roba praticamente ho dovuto fare per avere dei pezzi di terra aggiuntivi per piantare le colture praticamente, no? Allora, succede che adesso noi diamo 10 meloni, il trade è completato e ci dà la carota. Signori, noi abbiamo la carota e adesso si va a piantarla. Allora, innanzitutto, gli alberi stanno crescendo anche fin troppo, praticamente. Vabbè. Il discorso è che adesso noi prendiamo 16 blocchi, perché voglio fare due file da 8, praticamente. Gli altri 4 li terremo solamente per i semi di cacao che faremo crescere tramite le piante della giungla, che andrò dopo a far spawnare, non so come si dice. Allora, adesso io dovrei prendere tanto il nostro bomb spawner, salutiamo il nostro bomb spawner che funziona, continua a funzionare. Dovrò fare scavi pazzi praticamente per quanto riguarda la stone, per avere gli iron ore, per riuscire finalmente a avere un po' di pezzi di ferro in più per fare gli hopper, perché buttai ogni volta l'end disaster. Allora qua non abbiamo giustamente la vanga, allora la fema subito. Per cui prendiamo 2 di cobblestone, vabbè, i stecchetti che io sa, quindi che cazzo sono da fare, tranqui. Allora, mettiamo così, facciamo tac, tac, tic, tac, facciamo un po' di casino come al solito, praticamente, tranqui. Allora, qua si è a posto, adesso noi prendiamo la nostra terra e andiamo anche a recuperare la patata, molto importante. Andiamo in questo blocco, in questo posto qua. Allora, adesso teoricamente io non mi ricordo più se qua con la salbuso o no. Ok, per cui teoricamente posso buttare direttamente il blocco, tranqui. Allora, vedi anche qua, perfetto. Qua mettiamo un altro blocco. Allora, andiamo avanti così. Una volta che appunto sono completate le due file, magari, no, facciamo così, guardate. C'è copro, vaffanculo. Cioè, giusto per essere un po' più sicuri, una volta che abbiamo completato non le due file, scusate, le quattro file, adesso fatalità mi sono tirato via l'ascia, cioè con tutte le asce nell'inventario, tranne che tra i tasti rapidi, tranqui. Allora, terza fila, quarta fila, perché facciamo due file da quattro per quanto riguarda le patate e per quanto riguarda le carote. Ve le faccio in diretta, nel senso che dopo non vuoi che venga fuori discorsi tipo ma te le dai coi comandi che bla bla bla, perché se no bla bla bla, vaffanculo. Cioè, io, signori, ve lo giuro che se dovessi registrare qualsiasi roba prendo su per quanto riguarda l'agricoltura, ci metterei veramente, ma veramente, una valanga di tempo. Allora, qua mettiamo le patate, qua mettiamo le carote. Adesso noi dobbiamo andare a prendere il nostro amato bone meal e cominciare a fare l'ambaradan di tutto il coso, di tutta la crescita. Allora, come vedete, io ho già predisposto alcune cose che ho raccolto qua praticamente, per cui teoricamente mancano solo le carote e mancano solo le patate. Per cui adesso, signori, direi che faccio un taglio tattico, nel senso che aspetto che si bagni tutta la zona, o comunque raccolgo tutto quello che ci serve. Sta calando la notte, per cui andrò anche a dormire. Noi ci vediamo quando ho raccolto le 64 carote, le 64 patate che servono per fare l'achievement dell'expert farmer. Ci ho messo anche relativamente poco, 5 minuti, signori. Ho preso su
64 carote e le 64 patate. Signori, detto questo, adesso andiamo a raccogliere tutto quello che ci serve, nel senso che lasciamo giù queste, lasciamo giù i bone meal, prendiamo tutto quello che ci serve per completare l'achievement del Melon Farmer, perché d'altra parte, ragazzi, adesso bisogna completare l'achievement, perché sennò qua non si va avanti. Allora, servono gli zuccheri, servono, e a sto punto mi metto il libro dei, no, dei trade, delle quest. E col libro delle quest adesso andiamo a guardare. Beh, andiamo sull'altare, dovrei avere tutto quanto praticamente. Adesso andiamo sul libro dell'altare a definire appunto questa challenge. Allora, aspetta. Che poi dico sempre achievement, ma in realtà non sono achievement, sono quest. Scusate. Allora, servono 64 melon slices e mico 2 stack. Va bene, ho sbagliato. I meloni, zucchero, grano, carote. Allora, meloni, glavén, zucchero, che abbiamo, grano, glavén, carote, glavén. Scusate, ma non mi ricordo se è roba in croce praticamente. Altra parte. Patate e zucche. Allora, patate. Sì, ma il cactus. Ma insomma, mi drogo. Aspetta un attimo. Era anche mia il cactus. Non c'erano i cactus. Ho fatto 64 pezzi di cactus per niente. Va bene, ok. Tranqui. Allora, vabbè, meloni, zucchero, grano, carote, patate, zucche, carote, patate, zucche, carote, patate, zucche, carote, patate e delle zucche. Mi sono smettere le zucche. Va bene. E quando mai che Giaquana ha sempre tutto subito pronto, vero? Porca Eva, dai. Avanti indietro da sto percorso della morte, praticamente. Mi manca sto percorso spona al mondo qua, zombie a caso. Eccole qua, 64, e mette in via praticamente quello che non ci serve. Torniamo sul nostro altare con il nostro libro in mano, che se per caso cado lo perdo. Allora, sempre amanti del pericolo, signori. Adesso noi completiamo questo achievement maledetto. Ci ho messo 2 anni, porca puttana. Ok, challenge completata. Allora, ci viene dato svolta della serie. Spawn del maiale, spawn della mucca, spawn della gallina. Allora, signori, queste tre uova, il coco beans e la redstone, cioè, questo è l'achievement della vita. Andiamo subito a mettere via la roba. C'è un creeper? Là in fondo? Vabbè, finché testa là, testa là. Con queste cose, signori, si fanno tante cose. Cioè, non so che è un controsenso. Mettiamo via le uova, le metteremo giù la prossima volta. Via le bottiglie, via la redstone, via il libro. Adesso la cosa che ci serve sono le 4 pezzi di terra praticamente e le sapling della giungla, che con i sapling della giungla, dov'è? Faccio crescere l'albero della giungla. Allora, l'albero della giungla con due, da quello che mi ricordo, non cresce, però noi signori abbiamo 36 fottute mele praticamente, che io direi a sto punto io le sme vaffanculo, io le smezzo e smezzo ancora. Ne utilizziamo 4 e fema 8, dai. Non gliela fo a dividere le robe. Prendiamo 8 di queste mele e andiamo a rifare praticamente l'achievement, quello per quanto riguarda le mele, il secondo achievement che abbiamo fatto, che ci dava i sapling di ogni genere. Perché con 4 faccio crescere l'albero della giungla. Dai, che sto a morire di fame, perché praticamente allora 2 achievement sbloccato, 2 Achievement sbloccato, 2 ed agro questo achievement sbloccato, vabbè. Allora, bon, sapling ovunque, signori, abbiamo tanti sapling, che bello. Andremo a riposare tutti i sapling che non ci servono nella cesta. Adesso dove vado a buttare giù l'albero? Io direi che intanto il fo qua. Lo faccio qua. Tipo qua, una roba del genere. Disegno che spacca in questo, spacca in questo, spacca in questo, spacca in questo. Che metto 1, 2, 3, 4. Giungla, 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 giungla. Adesso liberiamo un attimo un po' la zona, che dopo non venga fuori, che non crescono praticamente perché non ne gre fa, ma in teoria dovrebbe tranquillamente, easy easy farla. Completiamo la riga perché ci piace la legna. Non ce la faccio.
E dopodiché, signori, ritorniamo qua a Zucca, che vabbè, adesso su stufo. Vabbè che siamo un po' vicini a Halloween, potrei fare un qualcosa a stile Halloween. Signori, facciamo crescere questo albero della giungla. Cresci, cresci, cresci. Non cresce? Non è che cresce a 2-2? Ah, un'altra mela. Così questa qua me la mangio, ovviamente. Come mai non cresce l'albero della giungla? Tanto va su in verticale, qual è il problema? Vabbè, andiamo a prendere altre ossa, giusto? Perché ovviamente non è no. Ok, devo andare a prendere altre ossa. Allora, merda, sbagliato. Mettiamo via i sapling, signori. Mettiamo via anche il coco, perché no, che non muore adesso per non si sa quale motivo. Ne mangio la mela. Una mela al giorno toglie il creeper di torno, per cui teoricamente non dovrei trovare creeper. Andiamo a recuperare un po' di ossa dalla farm. Fa fin possibile. Enderman? Vai qua, vai qua, amico, 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 amico. Mi servono le enderpearl per l'archivio, enderpearl. Ok, signore, mi ho preso anche l'enderpearl. Qua non è, qua, vabbè, cascano mob in testa. Vabbè, viene un'altra, la prendiamo. 19 ossa sufficienti. Qua continuano a morire, signori. Prima o poi mi troverò la casa piena, praticamente. Ok, adesso mettiamo via l'enderpearl, per carità di Dio. E trasformiamo queste ossa in comodo bone meal. Io spero che crescano, perché non capisco perché non crescano. Sì, vabbè, magari non con la spada. Perché non crescono? Questa cosa non mi è chiara. Dovrebbero. Non mi dire che quello là blocca. Porca puttana, aspetta. Dobbiamo cambiare posto. Adesso come fo? Non recupero più sti qua. Cazzo. Adesso mi sti, costi, se perdo sti qua sono della merda. Come fo? Come fo a recuperarli sti qua? Sta venendo notte. Dormiamo. Non ce la facciamo a fare tutto in un colpo solo. Perché non cresce? Che senso c'ha, scusa? Sento mostri, vabbè. Allora, riproema. Ma è proprio impossibile, praticamente. Beh, a 1-1 non cresce, quello lo so, ovviamente. Ah, dicevo una cazzata. Ho detto una cazzata. Va bene, allora, signore Jaquan dice le cazzate, ma questo ormai è chiaro a tutti, ce l'abbiamo fatta. Due alberi. Probabilmente c'erano le fronde di quell'altro su di sopra che rompevano i cabasisi, per cui adesso prendiamo il nostro cocco Beans, riprendiamo il bombier perché sono a metterlo via. Ho fatto quasi la rima, praticamente. Adesso possiamo piantare i nostri semi del cacao. Li facciamo crescere e li spacchiamo. Tre semi di cacao. Uno, due, tre. Bon miel. Pa, 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 pam, pa, pa, pam, pa, pam. Spacca, spacca, spacca. 9. Ale, e avanti così, signori. Adesso qua riempiamo tutto. Cresci, 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 cresci. Spacca, 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 spacca. Ne abbiamo 21. Tan 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 tan. Tan tan tan. Tan tan tan. No, che credo, è giusti? No, dai, ne ho di più. Allora, signori, adesso con questi qua, inutile che sto qua, cioè, AFK li farò crescere col bon meal. E, signori, tutto quello che verrà fuori verrà utilizzato nel prossimo episodio, grazie alla mucca e al suo latte, e al grano per fare i biscotti e il secchio di latte per il prossimo achievement, perché se noi andiamo a guardare adesso il libro delle quest, non ce la faccio. Allora, tutte le easy le abbiamo fatte. Monster's Day abbiamo fatto. Il cookie clicker, 64 biscotti per 2, cioè 128 biscotti, che vabbè, col seme del cacao che è la fema, tranqui. E un secchio di latte ci darà 16 redstone e 5 iron ore. Dopodiché, signori, direi che quello che ci rimane sarà questi achievement qua del un over, un door, un let, bla bla. Il fisherman che dovrò pescare nella pozza d'acqua, oppure faremo un lago un po' più grande, praticamente dove pescheremo lì dentro. E dopo l'amberjack, che sarebbe quello dei 16 tipi di legno per ogni pianta, per cui anche qua ci metteremo a spaccare qualsiasi cosa. Una volta che sbloccheremo tutte le achievement medie, tutte le quest medie, scusate, sbloccheremo il Nether e le hard quest, che qua è un po' più di difficoltà, e anche
Ecco perché prima mi sono messo con gioia praticamente ad ammazzare l'Enderman perché le Enderpearl mi servono. Signori, allora, mettiamo via il libro. Io direi che per questo episodio della Skyblock Reloaded sono a posto così. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!